Abbiamo aperto questo canale insieme e grazie a voi siamo riusciti a raggiungere la quota di 1900 iscritti. Nell'annata del 2017 abbiamo totalizzato 100.000 visualizzazioni sul canale. Sembrava impossibile, sembrava una cosa lontanissima, invece siamo qui, tutti insieme, che stiamo andando avanti. Che dire, Luke del 2017? Mi sa che sembri un bel po' timido davanti alla telecamera. Grazie a tutti voi. Possiamo dire di aver raggiunto l'enorme numero di 146.000 iscritti e siamo riusciti a totalizzare nell'intera storia del nostro canale 19 milioni di visualizzazioni. Cioè, tu dicevi di non essere timido davanti a una telecamera. Questo è non essere timido davanti a una telecamera. Hai capito? Comunque, questo video ragazzi è per molti pochi di voi, dato che il 99% di voi si annoierebbe a sentire l'anno di Shikokujin, cioè chi ci conosce? Però, ragazzi, vi dico che se ci tenete davvero, vi consiglio di vederlo fino alla fine perché sarà un video bellissimo, perché è l'ultimo video del 2019. Ste cimici del cavolo! Vai via! No, la fine del 2018, ragazzi, è stata una vera e propria bomba. Abbiamo terminato l'anno con un sacco di cose positive. Abbiamo fatto la settimana di Natale piena di film. Sono andati tutti benissimo e per la prima e unica volta nella storia del canale siamo finiti nelle tendenze generali di YouTube. Con il video Mamma ho perso l'aereo su Fortnite siamo arrivati 25esimi in tendenza su tutta YouTube Italia. Ragazzi, per un canale che aveva ai tempi tipo 130.000 iscritti è stato un bel traguardo. Per non parlare ragazzi del codice Shiko, perché se non lo sapete noi abbiamo un codice supporto a un creatore e fin dall'inizio voi siete stati dei pazzi furiosi, cioè ci avete aiutato tantissimo con il codice Shiko. Tra l'altro vi ricordo di inserirlo per favore. E comunque ragazzi ci avete veramente dato una mano incredibile. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, tutti quanti voi inserendo quel codice avete reso possibile un sacco di cose bellissime che vedete sul canale, compresi questi sfondi che sono cambiati un bel po', e le luci, e i microfoni, e le cuffie, e un sacco di cose bellissime ragazzi. Però ragazzi, con una fine del 2018 così bella, non mi sarei mai aspettato un calo così improvviso nel 2019. Il vero motivo? Era finita l'era dei film. Ragazzi, dopo aver fatto il 2018 a farci conoscere da tantissimi di voi, proprio per i film, le serie TV su Fortnite, La Vendetta di Omega, i capitoli speciali, Avengers su Fortnite, i film horror su Fortnite, in cui passavamo settimane intere, ragazzi, a scrivere, a recitare, a invitare altri youtuber, a invitare ospiti speciali, abbiamo invitato praticamente tutto Fortnite Italia a partecipare alle nostre serie. Di colpo, a inizio 2019, hanno iniziato a stufare. Come ce ne siamo accorti? Che avevano pochissime visualizzazioni e praticamente nessuno più le guardava. Ma noi comunque spendevamo settimane e settimane per farle. Un po' come ragazzi, immaginatevi di studiare per 2 mesi su una verifica e prendere 2. Diciamo che non ti senti molto felice. Poi ragazzi, noi siamo sempre felici e con il sorriso, però in quel periodo, sarò sincero, eravamo un bel po' tristi perché tutto il nostro lavoro si riduceva a pochissimi di voi che lo apprezzavano. Così ragazzi, presi un pochino dalla paura e un pochino da un'altra passione, che è quella del doppiaggio, abbiamo deciso di mettere un pochino un freno al canale YouTube, anche se voi non ve ne siete accorti, e dedicarci mentalmente tantissimo al doppiaggio. Doppiaggio ragazzi che ci piace tuttora e che ci piace tantissimo, però questa cosa ha fatto sì che noi, proprio come concentrazione, ci staccassimo dal canale YouTube. E per i 9 mesi successivi, ogni settimana, da Milano, andavamo a Roma. E questa cosa ci rendeva ancora più stanchi e quindi eravamo ancora meno concentrati sul canale YouTube e eravamo un po' divisi tra le due robe. E quindi ragazzi, un pessimo 2019 all'inizio devo dire. Però in mezzo a tutta quella disperazione sul fatto che tutte le serie che avevamo fatto fino a quel punto hanno iniziato ad andare male, abbiamo trovato comunque i nostri momenti di felicità. Per esempio... come per esempio la prima edizione del Romix del 2019. Ragazzi, abbiamo incontrato un sacco di voi, ci avete fermato, ci avete chiesto le foto. Non eravamo ancora abituati a incontrare tantissimi di voi tutti insieme, però devo dire che è stata un'esperienza bellissima. E abbiamo incontrato anche un sacco di nostri colleghi che fanno video insieme a noi. Ragazzi, è stata una bellissima esperienza. E oltre a quello, anche il fatto che a maggio abbiamo raggiunto i 200.000 iscritti. Ragazzi, 200.000 iscritti, ma cavoli, ma... erano tantissimi! Per non parlare ragazzi delle prime magliette sul canale, abbiamo deciso di fare questo
tentativo di iniziare a vendere le nostre magliette, quelle di Shikoku Jin. Ragazzi, ce l'ho su in questo momento, questa è una felpa, però ci sono anche un sacco di magliette, trovate tutto in descrizione. E è stato fighissimo, cioè, voi ragazzi andate in giro con delle magliette, delle felpe, con un sacco di cose che abbiamo inventato noi. È assurda questa cosa. E quindi ragazzi, presi da tutte queste cose positive, sia io che Fra abbiamo deciso di andare all in. Niente più doppiaggio, 100% su YouTube. Abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo deciso di passare da fare 5 video a settimana a 7 su 7. Tutti i giorni ragazzi, non ci sono sabati né domeniche. E stessa cosa per le live ragazzi, passare da fare un paio d'orette al giorno a fare 6 ore al giorno e 3 ore nel weekend. Ragazzi, entrambi ci siamo impegnati al 100%, abbiamo reso questa programmazione fissa e i risultati, da gennaio fino a giugno quando abbiamo iniziato a fare questa cosa, finalmente abbiamo iniziato a vederli. Tranne per Minecraft. Devo dire che Minecraft ci abbiamo provato, ma è andato un po' male. Quindi, ricapitolando, andavamo benissimo con il canale, andavamo benissimo nel divertirci, nel fare quello che stavamo facendo, tranne un pochino su Minecraft, e andavamo benissimo con le live, sia su YouTube che su Twitch. Ed è arrivato qualcosa, ragazzi, questo posso parlare solo per me, non più anche per Fra, che è stata una storia di entrambi fino ad ora. È arrivata una piccola cosa che mi ha veramente migliorato tutta questa esperienza. È arrivata una ragazza speciale. Sicuramente la conoscete tutti ragazzi, dato che praticamente il 90% di quelli che stanno guardando questo video lo hanno cliccato, soprattutto perché hanno visto che eravamo sia io che lei in copertina. E diciamo che veramente questa cosa ha cambiato tantissimo gli ultimi mesi per me. Dopo tanti mesi, anzi forse anni, in cui facevamo un tipo di video su YouTube, partiti dai leak, passando a video in cui facevamo le top 10 e poi le interviste doppie, i film, erano tutte cose, ragazzi, se ci pensate, che ponevano al centro dell'attenzione Fortnite, che è un gioco bellissimo per carità, ma poi a noi chi ci segue perché siamo noi? E quindi l'arrivo di lei, ossia Aimarin, ragazzi, credo l'abbiate capito tutti, è stato veramente un cambiamento incredibile, non solo come persona, ma anche per il canale. Abbiamo iniziato a fare video in cui facevamo vedere chi eravamo veramente noi. Abbiamo diminuito a un solo video a settimana di top 10 e abbiamo iniziato, ragazzi, a organizzare i nostri video in cui parlavamo di noi, delle nostre storie, delle nostre amicizie, delle nostre avventure, di tutto quello che facevamo, come per esempio, appunto, con la mia crush. Ci eravamo stancati di fare tutte cose del tipo: alla numero 9 ragazzi troviamo il fucile a pompa, alla numero 8 ragazzi troviamo il fucile da caccia. No, basta queste cose ragazzi, ok, le portiamo ancora, ma ve lo dico sinceramente, quei video lì possono piacere a tantissimi di voi e tantissimi di voi possono averci iniziato a seguire grazie a quei video. Sicuramente è così, ma i tempi cambiano e in questo momento io mi diverto troppo a fare video insieme ai miei amici, in cui gioco, in cui mi diverto, e anche a voi piacciono di più, solo che non so come mai porto ancora le top 10 e altre cose. Insomma ragazzi, tutto molto confuso. L'unica cosa che so è che è diventato un vero, vero, vero divertimento e è tutto molto più bello da quando ho iniziato a fare video insieme a tutti i miei amici e alla mia crush. Per non parlare del fatto, ragazzi, che ho avuto 3 esperienze bellissime. Games Week a Milano, il Romix a Roma e il Lucca Comics a Lucca. Queste 3 fiere, nel giro di pochissimo tempo, mi hanno cambiato tantissimo. Vi farò vedere, ragazzi, un brevissimo montaggio di tutto ciò che sono state queste fiere per me. Insomma ragazzi, è diventato tutto bellissimo e come ogni anno, veramente sembra un elenco stupidissimo ragazzi, ma per ogni nome che sentirete, sentirete magari un creator o comunque una persona che ci ha aiutato e con cui noi abbiamo fatto o anche solo ci siamo scambiati una parola oppure abbiamo parlato per ore e ore, ma ci teniamo a ringraziare tantissimo tutti quanti. Come Aimarin, come Mango, come Diego, come Leo, Stortino, Pazzox, Octi, Ema, Shane, Emi, Saffo, tutti quanti gli SJ, RDT, Ferre, Monkey Simon, Ray Colone, Dragon, che è stato uno dei primi che ci ha conosciuto, Max Random, Alias, Captain Blazer, Al, Gigi, Zerbian, Mattiz, Piaz, Los Amigos, ragazzi, tutti quanti i moderatori e chi ci aiuta tutti i giorni nei commenti. Spero di non essermi dimenticato di nessuno, ragazzi. Parlo con tantissimi di voi tutti i giorni. Tutti quanti quelli che utilizzano il codice Shiko. E, ragazzi, veramente. È assurdo pensare che abbiamo creato una rete di persone. Non solo una rete di persone che guardano attraverso questa telecamera che è qui davanti a me. Ragazzi, vi assicuro che all'inizio era strano parlare a una telecamera, però ora è tutto normalissimo. E devo dire che è strano aver creato anche una rete dietro la telecamera. Una serie di persone che lavorano insieme, che collaborano, che parlano, che non parlano e che litigano, che fanno pace, ragazzi. YouTube è la cosa più divertente che ci sia nel mondo. Ma soprattutto, ragazzi, la cosa più importante di tutte è che finalmente quest'anno abbiamo guadagnato un fottutissimo milione di euro.
cazzo. O almeno questa è la frase che avrei voluto dire in questo momento, però ecco, purtroppo siamo ancora poveri. Dunque ragazzi, questo video sta per finire e voglio lasciarvi un messaggio che per me è molto importante. Quindi, prima di tutto, vi chiedo di lasciare un bel mi piace. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e vi dico ragazzi, non perdetevi il nostro 2020 perché sarà fighissimo. Ecco a voi l'ultima cosa, che è anche da parte di Fra sicuramente, che voglio lasciarvi per quest'anno. A presto. Grazie a tutti voi ragazzi, possiamo dire di aver raggiunto l'enorme numero di 293.000 iscritti. Un'infinità di persone. Chissà quante saranno quando tu starai guardando questo video. E siamo riusciti a totalizzare, nell'intera storia del nostro canale, 60 milioni di visualizzazioni. È davvero assurdo, stiamo vivendo un sogno. Forse è davvero arrivato il momento di terminare il video, l'ultimo video del 2019, augurandovi un buon anno nuovo. Divertitevi e vivete sempre al massimo. Puntate in alto, perché la vita è una e dobbiamo viverla al 450%. Ragazzi, sapete qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo per il 2020, 2021, 2022 e tutti gli anni che verranno in seguito è poter affermare una sola frase, ossia: quest'anno è stato il miglior anno della mia vita. Grazie ragazzi, ci vediamo nel 2020.